Il comune di Empoli ha deciso da quest'anno di avviare un nuovo percorso dedicato ai nostri bambini. Questa iniziativa, che si chiama Germogli, ha l'obiettivo di fissare un appuntamento che poi si ripeterà nel corso degli anni, interamente ispirato a quelli che sono i diritti dei bambini e degli adolescenti, e che sono fissati nella Convenzione ONU che esattamente 30 anni fa fu sottoscritta anche dal nostro paese, dall'Italia. Per iniziare questa prima edizione di Germogli abbiamo scelto di dedicare le iniziative, gli appuntamenti di queste giornate all'articolo 31 di questa Convenzione. Leggiamolo insieme. Gli stati riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Gli stati rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali. Abbiamo scelto di iniziare da questo articolo non a caso, anche perché siamo consapevoli che i nostri bambini, i nostri ragazzi hanno sofferto sicuramente più di tutti gli altri in questi mesi che abbiamo alle spalle di pandemia e che purtroppo è ancora in corso, l'obbligo a stare separati, distanziati, a non poter giocare insieme, a non poter trascorrere del tempo libero insieme. E siamo consapevoli che quel tempo, il tempo del gioco, non è soltanto un modo per far trascorrere le ore nella giornata, ma per i bambini è un tempo preziosissimo di crescita, di acquisizione di autonomia, di consapevolezza di sé. Ecco che abbiamo pensato che questo potesse essere proprio il primo degli articoli da festeggiare con questa nuova iniziativa, Germogli. Non vogliamo soltanto limitarci a organizzare degli appuntamenti, dei contenitori, come è successo e succederà in questa giornata, ma anche a prenderci degli impegni più importanti per la nostra città e per i nostri cittadini più piccoli. Tra questi sicuramente c'è quello di implementare sempre di più la bellezza, l'accoglienza, ma anche la libertà dei nostri spazi gioco, dei nostri spazi all'aperto. Stiamo finendo in queste settimane di allestire tantissime aree gioco nuove in tutte le frazioni, in tutta la nostra città, ma vogliamo per il futuro fare anche qualcosa in più e provare a realizzare dei giardini attrezzati con la partecipazione dei bambini, ascoltando le loro opinioni, le loro richieste. E infine, sempre per ispirarci a questo primo appuntamento dedicato all'articolo 31, proveremo a lavorare nel prossimo anno alla nascita di un primo consiglio comunale dei bambini, che potrà essere anche un'evoluzione di quel progetto Sindaco per un giorno che da tanti anni ci accompagna nelle nostre quinte classi delle scuole primarie e che vorremmo sempre di più dargli spazio, perché siamo convinti che la voce, il pensiero, le prospettive che i bambini possono portare come contributo al governo della città siano assolutamente fondamentali. Grazie e buona iniziativa a tutti. Il video racconta, attraverso immagini, le esperienze di gioco e i momenti di riposo dei bambini nei servizi educativi. Il gioco è piacere e divertimento per i piccoli, strumento di cura educativa per le educatrici. L'adulto crea le condizioni favorevoli per promuovere occasioni di gioco e allestisce contesti che lo favoriscono attraverso la scelta accurata dei materiali.
Il gioco è un diritto dei bambini, è la loro voce, la modalità con la quale possono esprimere se stessi in quanto bambini e avvicinarsi al mondo in maniera personale. Anna Bondioli. Abitare luoghi belli e curati accende la curiosità negli occhi dei bambini, li rende più disponibili a guardarsi intorno e a esprimere emozioni. Fammi giocare solo per gioco, senza nient'altro, solo per poco. Senza capire, senza imparare, senza bisogno di socializzare. Solo un bambino con altri bambini, senza gli adulti sempre vicini. Senza progetto, senza giudizio, con una fine, ma senza l'inizio. Con una coda, ma senza la testa, solo per finta, solo per festa. Solo per fiamma, che brucia per fuoco, fammi giocare per gioco. Bruno Tognolini. Saper sostenere con delicatezza e ascolto la meraviglia dei bambini richiede da parte dell'adulto uno sguardo competente che sappia davvero vedere, che sappia cogliere l'imprevedibile dentro l'ovvio. I bambini hanno diritto al riposo, a rilassarsi, come coccola per sé, con gli altri, ma anche da soli. Nelle esperienze quotidiane i bambini hanno la possibilità di provare, di entrare in contatto con le cose, di scoprire. Le mani dei bambini sono attente e precise, a condizione che accanto abbiano adulti fiduciosi che ne incoraggino l'agire.